Salve, sono Chris Burns, benvenuti a The Network, dove con i nostri ospiti arriviamo al cuore della notizia. Ma attenzione, ognuno di loro ha massimo 25 secondi per rispondere. Scopriamo insieme l'argomento di oggi. È stata una campagna molto dura, la più costosa della storia. Obama è stato rieletto, ma il paese resta diviso, con la Camera dei rappresentanti rimasta nelle mani dei repubblicani. Tra le questioni interne c'è il cosiddetto fiscal cliff, il burrone fiscale, il taglio degli sgravi fiscali e l'aumento delle tasse che scatterà automaticamente il 1 gennaio 2013 senza un accordo bipartisan. Misure che potrebbero portare il paese in una recessione dall'impatto globale. Pechino è entrata nella campagna elettorale, la questione è come reprimere il surplus commerciale senza scatenare una guerra economica con la Cina. La guerra civile in Siria, è il momento di intervenire? Il programma nucleare dell'Iran, la possibilità non lontana che possa sviluppare una bomba. L'Europa orientale, qual è il futuro della difesa missilistica? Che conseguenze avranno tutte queste questioni sull'Europa e quale approccio dovrebbe avere l'Europa con il secondo mandato Obama? È possibile che ci sia una luna di miele? In collegamento dal Parlamento europeo a Bruxelles, Rafael Trakowski, deputato polacco che fa parte della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. Sempre dal Parlamento, Mike Kulbikas, presidente dei Repubblicani che vivono in Belgio. E dallo studio di Euronews a Bruxelles, Matthew Newman, portavoce dei Democratici all'estero. Vorrei fare una domanda a tutti voi partendo da Rafal. Quanto è pericoloso il fiscal cliff di cui abbiamo appena parlato per gli Stati Uniti e per il resto del mondo? E di chi sono le responsabilità? Rafal. Basta guardare all'esperienza europea, al deficit incontrollato, un problema serio. Rivolgendo lo sguardo agli Stati Uniti, io sono stato al Congresso negli anni 90 per fare un tirocinio, si vede che entrambi i partiti politici sono aperti al dialogo per ottenere un consenso bipartisan su questioni difficili. È andata così, questo è il punto. Mike, cosa ne pensi? Di chi è la colpa? Penso che sia molto probabile che le cose peggioreranno con il fiscal cliff e le ragioni sono diverse. Le elezioni del 2010 hanno dato mandato alla Camera dei rappresentanti di fare opposizione al presidente Obama e alla sua mutata agenda politica. Il suo programma potrebbe scontrarsi con un muro. Avrà bisogno della collaborazione dei repubblicani per evitare una seconda recessione, il che è probabile. Matthew, come rispondi? Nobody in America wants. Nessuno negli Stati Uniti vuole vivere le conseguenze del fiscal cliff ed è chiaro che il paese merita di vedere i suoi figli crescere senza essere aggravato da un tale debito. Ok, ma che tipo di impatto potrebbe avere sul resto del mondo, Rafal? È evidente che tutte le grandi economie hanno un enorme impatto sul resto del mondo. La crisi europea si ripercuote sugli Stati Uniti e viceversa. La crisi è iniziata negli Stati Uniti nel 2008, ma viviamo in un mondo che è collegato, le conseguenze dunque sono globali. E questo è il problema, è per questo che bisogna preoccuparsi di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Mike, parliamo di Stati Uniti e Europa. Scusami, ti ho interrotto, stavi per dire? Stavo per dire che il presidente Obama vuole dichiarare guerra ai repubblicani della Camera dei rappresentanti. C'è la possibilità che si verifichi una crisi costituzionale molto grave e dopo 8 anni di governo Obama ci ritroveremo esattamente come oggi, come 4 anni fa. Matthew, credo che tu non condivida. Cerchiamo di essere chiari su questo. I tagli automatici alla spesa non sono un'idea del presidente Obama, ma del Congresso. Non è vero. Bob Woodward ha fatto notare nel suo libro come l'ipotesi sia stata formulata dalla Casa Bianca. Potremmo andare avanti su questo per la prossima mezz'ora. Andiamo oltre, parliamo dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Pensi che il secondo mandato di Obama possa forse farli cambiare? Ci sarà una legge sulla protezione dei dati, Rafal? Penso innanzitutto che la seconda amministrazione Obama non avrà un vecchio approccio, ma lavorerà per risolvere determinati problemi. Penso che Obama abbia capito che nel suo secondo mandato deve lavorare con l'Unione Europea se vuole affrontare problemi globali e ha già iniziato a farlo in maniera seria e questo è di buon auspicio per il futuro. Matthew, come vedi una legge sulla protezione dei dati, per esempio?
Guardiamo al quadro generale, a quanto sono strette le relazioni. La cosa che conta davvero è che il presidente Obama ha un approccio multilaterale, non va avanti da solo come un cowboy, come abbiamo visto fare nelle precedenti amministrazioni. Mike, cosa ne pensi? Quando si parla di protezione dei dati, non bisogna dimenticare che si parla principalmente della condivisione dei dati, che è stata necessaria per combattere la guerra al terrorismo. Gli Stati Uniti avevano bisogno di questi dati per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo. È probabile che il presidente Obama sia disposto a sacrificare la sicurezza del popolo americano perché ha una visione della sicurezza che è molto simile a quella dell'Unione Europea. Il problema è che le preoccupazioni in termini di sicurezza dell'America non sono le stesse dell'Europa. La legge sulla protezione dei dati probabilmente sta arrivando, ma sarà nell'interesse del popolo americano? Non credo proprio. Ora passiamo a due temi caldi, Siria e Iran. Pensate che gli Stati Uniti stiano per intervenire in questi teatri? Rafal. In Siria dobbiamo fare qualcosa, questo è sicuro. L'Unione Europea su questo resta divisa e non possiamo contare sul sostegno di altri paesi come ad esempio la Russia o la Cina. Quando si tratta di Iran, almeno siamo tutti sulla stessa linea all'interno dell'Unione Europea e con gli americani. Credo che dovremmo combattere per mantenere questa posizione ed esercitare una certa pressione sul regime di Teheran. Matthew, qual è la tua opinione? Sono d'accordo. Quello che serve è tenere alta la pressione. Abbiamo bisogno di organizzare una maggiore assistenza umanitaria per il popolo siriano che sta soffrendo molto. Il presidente Obama si adopererà in tal senso. Sì, ma che tipo di intervento? Cosa fare? Attacchi aerei? Una no-fly zone o qualcosa del genere? Armare i ribelli? È chiaro a tutti che il presidente Obama ha speso il suo primo mandato per far uscire gli Stati Uniti dai teatri di guerra. Questo è ciò che vuole il popolo americano. Lui non è un guerrafondaio, non bombarda così facilmente. Non è quello che ci si deve aspettare. Mike, come la vedi? È davvero degno di nota che i democratici definiscano gli Stati Uniti come guerrafondai quando stiamo parlando del regime siriano che ha ucciso 30.000 civili e noi stiamo a guardare senza fare nulla. Per quanto riguarda la difesa missilistica, pensi che il presidente Obama persisterà nell'andare avanti, Rafal? Prima di tutto voglio dire agli altri ospiti che la campagna elettorale è finita. Mettiamoci al lavoro e discutiamo i temi. Per quanto riguarda la difesa missilistica, penso che Obama abbia imparato qualcosa dal suo primo mandato. Credo che inizierà a pensarci seriamente per rendere non solo l'Europa, ma anche gli Stati Uniti più sicuri. La difesa missilistica è morta perché Obama ha tolto il terreno sotto i piedi della Polonia e della Repubblica Ceca, dove sarebbero sorti i siti, quando ha attuato la politica del reset e del dialogo nelle relazioni con Mosca. Romney aveva detto che la Cina doveva essere etichettata come un manipolatore di valuta. Ci sarà una pressione sul Congresso da parte di Obama in questa direzione? Cosa sarà in grado di fare Obama, Matthew? La situazione è completamente cambiata, guardiamo ai fatti. La valuta cinese è cresciuta del 3% dal 2008, l'attuale surplus corrente della Cina è sceso dal 10% del PIL del 2008 al 2% dello scorso anno. Non sono d'accordo con Mike. Mike, pensi che sia un errore? Il vero problema è quello che sta accadendo ai nostri alleati come Giappone, Australia ed anche ad altri paesi che si trovano a contrastare il dominio cinese. Il presidente Obama sta proiettando una debolezza incredibile nel Pacifico. Il potere militare cinese potrebbe approfittarne. Domanda finale per Rafael, in parte collegata a questo. Obama sta spostando la sua attenzione verso l'Asia. Che significa per l'Unione Europea? Potrebbe rendere obsoleta la NATO? Credo che questo sia uno stereotipo. Durante la seconda parte del suo mandato, l'amministrazione Obama e gli americani hanno capito che bisogna lavorare insieme per risolvere effettivamente i problemi globali. Medio Oriente, Iran, lotta al terrorismo. Noi siamo i più grandi alleati quando si parla di commercio e per affrontare questi problemi dobbiamo essere uniti. Grazie Rafael, grazie a tutti voi. Il tempo a nostra disposizione è finito. Vorrei ringraziare i nostri ospiti, Rafael Trzaskowski, Mike Kulbikas e Matthew Newman. Da Chris Burns, arrivederci alla prossima puntata e grazie per aver seguito The Network.